Con il tradizionale taglio del nastro è stata inaugurata a Ricigliano la rinnovata casa comunale, a seguito dei lavori di efficientamento energetico che hanno interessato la struttura. Gli interventi che hanno consentito l'ottimizzazione della coibentazione, l'impiego del nuovo impianto fotovoltaico e di un impianto di riscaldamento geotermico di ultima generazione, oltre che l'ausilio di un impianto di domotica, permetteranno al comune di Ricigliano un risparmio quantificato tra i 15.000 e i 20.000 euro annui. Dopo la benedizione del parroco Don Cesare Quinde, il tradizionale taglio del nastro alla presenza tra gli altri del sindaco di Ricigliano Francesco Turturiello, dell'onorevole Simone Valiante e della senatrice Angelica Saggese. Presenti anche Giovanni Caggiano, presidente della comunità montana Tanagro, Alto e Medio Sele, il consigliere provinciale Gerardo Malpede e il maresciallo Santo De Rosa che guida la stazione carabinieri di San Gregorio Magno. All'inaugurazione hanno preso parte anche svariati sindaci e consiglieri comunali del comprensorio in rappresentanza dei comuni di San Gregorio Magno, Buccino, Muro Lucano, Auletta, Salvitelle, Valva, Contursi Terme e Caggiano. I lavori di efficientamento energetico sono stati finanziati dalla Regione Campania nell'ambito dell'accelerazione della spesa, con l'utilizzo dei fondi europei nell'ambito del POR Campania 2007-2013. Spesso si cercano soltanto opere che appaiono all'esterno, qui invece si è fatta una scelta di grande importanza, quella di investire sul risparmio energetico attraverso impianti di geotermia che sono assolutamente all'avanguardia anche a livello nazionale, quindi Ricigliano è precursore anche di politiche energetiche che servirebbero a tutto il paese. Frequentare la casa comunale significa instaurare un ottimo rapporto con chi in questo momento ha l'onore di amministrare il comune. Io in questo mi sto impegnando per quello che avete già visto, le opere realizzate, le altre che avete sentito durante il mio intervento, e spero con l'aiuto del Signore di portarle a termine. Questi luoghi di aggregazione sociale sono luoghi importanti per le nostre piccole comunità perché consentono di tenerla viva la comunità, perché una comunità ha bisogno di un luogo in cui riunirsi, in cui incontrarsi, in cui poter condividere dei valori, delle emozioni, delle esperienze, insomma in cui avere e far crescere lo spirito di comunità. Questa amministrazione ormai ha puntato in questi primi anni a cercare di dare gli stessi servizi che possono essere offerti nelle aree metropolitane. Quindi la DSL è uno di questi servizi, quindi la DSL significa poter avere con soli 100 euro all'anno un abbonamento flat grazie alla convenzione che il Comune ha fatto con una società che per 3 anni praticamente garantirà questo tipo di servizio.